Buon pomeriggio amiche, oggi pensavo di parlarvi della Tropical Summer, della linea dedicata alle mani che presumo Lidl proporrà settimana prossima, perché sapete che la Tropical Summer non viene lanciata in un unico giorno, si susseguono vari lanci. È stata presentata la linea dedicata ai piedi, di cui vi ho già parlato. Secondo me uscirà la linea dedicata alle mani. Sapete che il 4 maggio usciranno anche gli smaltini per la festa della mamma, così vi mostro anche quelli che ho acquistato l'anno scorso, molto graziosi, con colori che ricordano l'estate, sono molto molto belli e procediamo insieme. Un prodotto appartenente alla linea mani che vi suggerisco è questo boccione di crema mani con olio di cocco, cura quotidiana delle mani secche, stressate e delle unghie. Scorrendo poi i prodotti noterete che la linea dedicata alle mani è caratterizzata da questa nuance fucsia, la linea dedicata ai piedi è invece caratterizzata da quella nuance azzurra. Molto bella anche questa distinzione. Sono 300 ml di prodotto per questa crema mani che, come vi dicevo, è finalizzata alla cura di mani secche e molto secche, quasi stressate. E in questi 300 ml di prodotto che non finiscono mai, io ce l'ho dall'anno scorso, ovviamente ho aperto altre creme mani e quindi non l'ho terminata. Dice di avere 12 mesi di PAO, ma la profumazione è ancora buona, almeno non è deteriorata. Notate, avvertite quando un prodotto non è più adatto ad essere utilizzato. È importante, scorrendo gli ingredienti, evidenziare la presenza già al terzo posto dell'olio di semi di girasole e poi, scorrendo la lista degli ingredienti, incontriamo anche l'olio di cocco. È una crema mani che non unge, non ve la trovate sui vestiti, nelle maniglie delle porte. A volte ci sono quelle creme così unte che lasciate impronte digitali in ogni dove. Questa si assorbe velocemente, cura benissimo le mani e le unghie, soprattutto quando iniziate a soffrire di ragadi. Sapete quando ci sono quei taglietti a bordo unghia, non solo in estate, ma anche durante il periodo invernale, quando c'è molto freddo, anche se in realtà quest'anno non lo ha fatto, ma può succedere anche di avere ragadi se utilizzate prodotti detersivi molto aggressivi, oppure in questo periodo dove sovente ci laviamo le mani. Un prodotto che vi consiglio. Un altro prodotto che spesso viene lanciato nella Tropical Summer è questo leva smalto ad immersione senza acetone. Questa è la mia seconda scorta, lo vedrete anche in un video dei finiti, perché ogni anno io ne compro grandi quantità, profumazione non troppo eccessiva, gradevole, e questi sono dei leva smalto che io vi consiglio. Sono molto pratici, soprattutto se dovete andare a rimuovere quegli smalti un po' più strong, con delle colorazioni particolari, oppure quegli smalti che sono ricchi di glitter e che necessitano proprio di un leva smalto un po' più forte. Qui immergete il dito, lo ruotate e vi toglie tutto. 75 ml di prodotto che vi consiglio. Un altro prodotto che vi consiglio, e io ne prendo sempre 3 confezioni e mi durano un anno intero, ne ho ancora uno di scorta in tonso, è questa penna correttiva togli smalto. È molto molto pratica, a parte il pack sempre così in color fucsia. Con questa penna molto fine e precisa andate a togliere, a levare lo smalto in eccesso, e come potete vedere, ovviamente vi faccio vedere l'inquadratura Sien,
ha nella parte posteriore le punte da rinnovare quando questa sarà sporca. Sono 5 punte, no, sono 3 punte, forse 5 sono quelle di Essence, perché anche Essence fa un prodotto simile. Sono queste 3 punte che, se le usate come le uso io, vi durano tantissimo, e 3 penne, come ne ho prese io, vi durano per un anno intero. Anzi, vi ripeto, una ne ho di scorta. È un prodotto che, se verrà riproposto quest'anno, vi consiglio vivamente di prenderlo, perché riuscite a reperirlo solo da Essence eventualmente. Abbiate pazienza, mi sono dimenticata di mostrarvi questo scrub esfoliante mani, che è un finito, lo vedrete presto nei terminati Sien. È uno scrub alla profumazione di mango e papaya, ha una grana molto grossa, dovuta alla presenza del nocciolo di albicocca, che crea proprio un'esfoliazione strong, adatta anche per i piedi. L'anno scorso, e qui vedete presente il fiore, il logo della Tropical Summer, in questi due smaltini, ora vi dico cosa sono. Sono alla ricerca del fiore, eccolo qua. Questo in azzurro è una base unghie con calcio per rafforzare e curare le unghie un po' più fragili. È una base con cui mi sono trovata benissimo. È uno smalto rinforzante per unghie, rinforza e protegge. Applicare su unghie e cuticole, lasciare asciugare. Questo invece è un top coat che era trasparente, è diventato rosso perché lo utilizzo con gli smalti rossi, fucsia ed altro, 11 ml di prodotto, e anche questo è ottimo. Costano pochissimo, sull'euro 80, meno di 2 euro, e c'era addirittura l'olio all'albicocca, mi sembra, per levare le cuticole. Insomma, ci sono tanti prodottini, questi ve li consiglio, sono da prendere. Prima vi mostro gli smalti della Tropical Summer, si chiamano Sien Summer Party. Qui vedete uno smaltino rose gold, tutto tempestato di glitter, molto bello. Addirittura anche da utilizzare come top coat su basi un po' più neutre, ottima durata, dei glitter molto sottili, non di quei glitteroni che a volte si trovano negli smalti molto difficili da stendere. Questo è un colore che mi è piaciuto tantissimo. Tra l'altro, sono 8 ml di prodotto, quindi anche uno smaltino bello consistente. Altro smaltino, questo azzurro tenue Blue Lagoon, molto bello, numero 10, lo 08, anche questo molto molto bello. E poi questo, che è stato amato, io l'ho indossato tantissimo l'anno scorso e ve lo consiglio se lo ritrovate quest'anno, il numero 5 Neon Orange, questo arancio flashante, veramente neon, così molto evidenziato. Io l'ho utilizzato tantissimo, è bellissimo in estate quando si è abbronzate, risalta tantissimo l'unghia. La rende proprio bella, una bella mano, bellissimo, coprente alla prima passata. Ora vi faccio vedere anche i pennelli, che sono sembrano sottili, ma si riesce benissimo a stenderli. Sono veramente degli smaltini troppo troppo graziosi, e questi appartengono alla Summer Party. Il 4 maggio verranno presentati gli smaltini per la festa della mamma. L'anno scorso io avevo preso queste due varianti colori, vedete che sul tappo
viene fatto riferimento alla festa della mamma. Sono sempre 8 ml di prodotto. Io ho preso le colorazioni 9 e 10, Orchid, che è questo 9, e il 10 è il Neon Pink. Sono bellissimi, cioè questi colori in estate. Protagonisti meravigliosi in estate, quindi ve li consiglio perché sono strepitosi. Lidl adesso inizierà con la festa della mamma, ma li ripresenterà non solo per la Tropical Summer, ma anche proprio per l'estate. Avevo preso questo smaltino nella colorazione Lollipop, che è molto bello. Questo, vedete, è molto grande. Coprenti alla prima passata, questo è un rosa salmone, molto bello. Date un po' di fretta, però vi faccio vedere mignolo e anulare lollipop. Nel medio il neon orange, bellissimo, e come potete vedere nell'indice questo rose gold, che in base alla luce che riesce a riflettere manda queste nuance rosa o dorate a seconda proprio del modo in cui cattura la luce. Quindi su mano abbronzata sono veramente dei colori che non passano inosservati, ve li consiglio. Fare anche un test su strada del levasmalto, sì che sono veramente poco asciutti, però voi andate a immergere il dito. È molto pratico, io mi trovo sempre molto bene, poi ovviamente potete andare a rifinire le estremità con la penna levasmalto, però come prima prova su strada direi, vedete, lo leva proprio in un battibaleno. Ma quanto è bello lo 010, che è neon pink, è fantastico, è proprio una tonalità molto più accesa rispetto all'orchid, ma fantastico. Io ve li consiglio per il prezzo che hanno, coprenti alla prima passata. Anche quando si va di corsa sono fantastici. Questi due sono proprio quelli che usciranno per la festa della mamma. Io vi consiglio di valutare tutti i prodotti che vi ho mostrato, sono sicuramente eccelsi. Non sarà un video lungo, quindi mi permetto una parentesi conclusiva. Per tutte le persone che cercano di boicottare il Lidl scrivendomi sotto ai commenti di non comprare prodotti che non siano italiani, a me gli estremismi fanno molta paura. Ricordiamoci che da Lidl ci sono molti addetti, il personale è italiano e in un momento di grave crisi lavorativa come quella che l'Italia sta vivendo in questo momento, dire boicottare un discount come Lidl, che comunque dà lavoro ai nostri nipoti, ai nostri fratelli, alle nostre sorelle, ai nostri figli, è rischioso perché rischiamo anche di lasciare a casa parecchi lavoratori e quindi io farei molta attenzione a questo tipo di discorso. Ogni moneta ha due facce che vanno calibrate molto bene, senza considerare un'altra nota distintiva e importante, che è vero che Lidl è una grande catena nata in Germania, ma è anche vero che Lidl Italia è una SRL con sede ad Arcore, quindi su territorio italiano. Da qui poi tutto un discorso magari più tecnico per quanto riguarda i commercialisti ed altro, però sono tutti elementi che vanno valutati. Quindi attenzione quando scrivete, bisogna sempre parlare con cognizione di causa e pensare anche alle conseguenze. Questo è il mio punto di vista.
termino e noi ci vediamo domani. Bacio!